Il Napoli non pensa alla Champions, Bologna schiantato 0-3 al Dall'Ara. Sorce foto, profilo ufficiale Twitter SSC Napoli. Nonostante l'imminente impegno di Champions League, importantissima prestazione del Napoli, che in casa di un Bologna positivo a metà segna 3 reti e si conferma la principale antagonista della Juventus, di pari passo con l'Inter. Nonostante un sofferto primo tempo, i ragazzi di Sarri aprono il conto dei gol nella ripresa, con un perfetto colpo di testa di Callejon, imbeccato con il solito schema da Insigne. Nei minuti finali di gara, ci pensa Mertens a fare 0-2, rubando palla a Pulgare trafiggendo mirante di Mancino. Cala il tris Zielinski, subentrato ad uno scialbo Hamsik. Padroni di casa che scendono in campo con il 4-2-3-1, davanti a Mirante, Maietta ed Elander, affiancati dai terzini Kraft e Masina. Dietro l'unica punta Mattia Destro, folta a tre quarti formata da Verdi, Palacio e Di Francesco, sorretti dal tandem muscolare Poli Verdi, al centro della mediana Felsinea. Confermatissimo 4-3-3, invece, per gli ospiti, che si affidano al tridente delle meraviglie Callejon Mertens Insigne, ormai litania ricorrente al momento di leggere le formazioni ufficiali. Con Reina in porta, i centrali sono Koulibaly e Kirikes, affiancati da Isai e Goulam. Poche sorprese anche nella zona centrale del campo, dove sono Allan ed Hamsik le mezzali al fianco di Giorgino, recuperato in extremis. Sfida inizialmente molto nervosa, con tanti contrasti in mezzo al campo che costringono il direttore di gara Giacomelli ad estrarre ben 4 gialli nei primi 20 minuti. Contrariamente a quanto pensato alla vigilia, Bologna pericoloso al 6, con il gioiellino Verdi che dribbla Isai proponendo un mancino disinnescato dall'esperto Pepe Reina. Premendo sull'acceleratore, i felsinei segnano irregolarmente al minuto numero 19, quando è Masina a ribadire in rete un tiro di Di Francesco. Il terzino sinistro è però in offside, come ottimamente segnalato dalla terna arbitrale. Prese le misure ai rispettivi avversari, il Napoli cerca il consueto gioco verticale, sbattendo però sulla difesa dei ragazzi di casa. L'unica azione degna di nota dei partenopei capita infatti solo al 33, con il capitano Marek Hamsik che senza forza impegna debolmente Mirante. Dopo di lui, parafrasando Luigi XIV, il nulla, con il primo tempo che scivola via senza altri squilli. Seconda frazione che non cambia di spartito, con il Napoli imbrigliato da un Bologna disposto perfettamente da Roberto Donadoni. Al 50, Goulam prova a crossare in area, Kraft devia però sul fondo. 5 minuti dopo sprazzi di Napoli, Hamsik serve Mertens, filtrante telecomandato verso Insigne ed ottima uscita di Mirante, che sventa tutto. All'ora di gioco si riaffaccia invece il Bologna con Destro, il cui tiro diretto verso la porta e rimpallato da Reina viene sventato da Koulibaly in maniera provvidenziale. E la molla che fa scattare il Napoli, creatura capace di soffrire e di segnare al momento opportuno, quando cioè il Bologna paventava sogni di successo. Marcare il preziosissimo 0-1 al minuto numero 66, non può che essere José Callejon, perfetto nel suo solito taglio in mezzo e preciso nel colpire di testa, ringraziando Lorenzo Insigne per l'ormai noto lob nell'area di rigore. Un'azione da Napoli, finalizzata da Napoli.
Scrollatisi di dosso il peso dell'obbligo del successo, i ragazzi di Sarri provano ad addormentare la sfida, palleggiando ed attendendo il momento giusto per colpire ancora. Dal canto suo, il Bologna non disdegna le progressioni offensive, che si confermano però sterili rispetto ai contropiedi partenopei, davvero micidiali quando c'è da ripartire con celerità. Al minuto numero 84, approfittando di un pallone perso da Pulgar sulla tre quarti, è Mertens a chiudere di fatto i conti e a confermare quanto detto, scappando come una saetta e bruciando Mirante con un preciso mancino, che scivola sotto le gambe dell'impotente portiere di casa. 2 minuti dopo, invece, ci prova Insigne, pallone alto sopra la traversa. Poco male, comunque, per i partenopei, che 2 minuti prima del 90esimo calano il tris con il gioiellino Zielinski, servito ottimamente da uno scatenato Callejone dopo un 1-2 con Gullam. Succede poco altro fino al triplice fischio, con il Napoli bravissimo a soffrire e a trarre il massimo dalla delicata sfida, aumentando di intensità con il passare dei minuti. Migliore in campo per i padroni di casa, Di Francesco. Per gli ospiti in evidenza Callejon.